Ciao a tutti, nell'escursione di oggi stiamo andando al bivacco Fratte de Sora. Siamo partiti da vicino a Clout, qui nel Friuli, e abbiamo preso il sentiero 960, che apparentemente sembra una strada forestale, e quindi ci veniva da venire su in macchina. Vado già? Quindi per adesso semplicissimo strada forestale. La giornata è sempre uggiosa. Vediamo. Stanotte ha piovuto, quindi stanotte ha piovuto tantissimo. E quindi qui c'è bagnato ovunque. Vediamo questo sentiero com'è. Subito dopo aver detto che stavamo seguendo la forestale, parte il sentiero. E spinge da morire sempre, non ci molla mai. C'è buona segnaletica, qualche punto magari un po' incerto, che c'è qualche escursionista che ha sbagliato strada ma ha fatto una specie di traccia, quindi tutti lo seguono e si è creato un sentiero alternativo sbagliato, quindi attenzione. Comunque sale bene bene, sale in maniera arrogante. Allora, non ho fatto riprese fino adesso perché il sentiero era pesantissimo e pioveva tanto. Comunque siamo arrivati, ci abbiamo messo 2 ore senza mai fermarsi. 2 ore. Andiamo a vedere. Abbiamo appena intravisto il tetto. Cioè, fino a 1 metro fa non si vedeva niente. Siamo in mezzo al bosco. Vediamo se si apre. Allora, siamo arrivati. Abbiamo aperto, la casera, il bivacco si presenta così, adesso è un po' al buio, un letto a castello, un tavolo e una stufa, basta, ci ripariamo qui per la notte. No, ma fai le 2 gocce. Per fortuna che siamo a riparo. No, tipo grandine della dimensione di un cubetto di ghiaccio. Quella brutta miseria. Allora, mentre fuori c'è sempre il diluvio, abbiamo acceso la stufa e abbiamo messo su anche il caffè. Vediamo. Non ancora. Caffettino sulla stufa. E nel frattempo qua parte la briscola. Oh. Hop. Allora, il tempo non ci muove un attimo e adesso noi andiamo in branda e vediamo domani mattina com'è. Ciao ciao! Buongiorno, mi è fatto una notte di inferno con dei temporali infiniti e adesso cerchiamo di far su le canne e andare a casa. Non abbiamo fatto video tutto ieri nel percorso perché il tempo è un disastro, dei temporali che veramente non sentivo da tutta la vita, e stanotte ha dato il meglio di sé. Adesso proviamo a partire, ma
il tempo fa schifo uguale. È questa, pochi video questa volta, poche riprese perché piove sempre e tanto. La montagna è anche questo, serve tanta passione per affrontare una cosa del genere, ma tanta, altrimenti una persona non appassionata si sarebbe già abbattuta e chiamato il percorso alpino. Bruttissimo tempo, non so come fare sto pezzo, adesso vediamo. Niente, bisogna andare a bruttare, insomma. Bruttare, amore? Chiaro del ritorno, ovviamente ieri qui la cascata non c'era. Per farvi capire quanta acqua è venuta giù stanotte. Brutta la miseria. Amore? Yeah! Mansardato, andiamo. Ciao, siamo arrivati alla macchina. Circa, manca poco, 2 ore a salire ieri e adesso 1:40 a scendere, velocissimi, più che potevamo, sotto il diluvio. Percorso molto duro e molto difficile, perché la pendenza è veramente elevatissima, ma più che altro per le foglie. Ma sono 2,5 km di percorso con 800 metri di dislivello, quindi penta bene. E anche per oggi è tutto. Vi salutiamo e alla prossima escursione. Ciao! Noi che vogliamo sempre parcheggiare la macchina un pochino più in là. Occhio quel sasso lì, amore. Sì. È un attimo in pieno il fiume oggi.